Tutti sono con un imprenditore qui a Milazzo e con altri imprenditori e abbiamo fatto una riunione perché giustamente si lamentano anche dei pochi ristori ottenuti. Anche col governo Conte è arrivato qualcosa, ma poco. Ma è arrivato poco anche con il governo in cui c'ero io, il governo Conte, alle start-up, che era un problema che noi volevamo risolvere, perché se devi calcolare la differenza di fatturato tra il 2020 e il 2019, se hai aperto nel 2019 prenderai tu quanto hai preso. Per esempio, Zero, zero. tu hai preso zero. Ho aperto partita IVA nel 2018, successivamente tutto il 2019 un cantiere aperto, perciò ho avviato una startup nel febbraio del 2020. Dunque non ho fatturato lo scorcio che rimane dell'anno 2018, novembre-dicembre, tutto il 2019 non ho lavorato, Per costruire 2020 l'attività. per costruire l'attività e costruire un cantiere e partire con l'attività nel febbraio del 2020. Successivamente è scoppiata la pandemia, 7 marzo chiusura totale dell'attività fino al 25 di maggio. Successivamente aperti, richiusi ad oggi dal 25 di ottobre. Un cantiere Un paio di mesi appunto aperti, un quindi paio di tutta mesi la. aperti in una stagione diciamo poco e niente lavorativa, perché sappiamo benissimo Eravamo in che nel nostro pandemia. settore, soprattutto qui ci troviamo in Sicilia, dove ci si va al mare, attività sportive all'aperto, e il discorso anche della pandemia che ha sensibilizzato le persone da un punto di vista anche mentale, dove ha inibito il loro frequentare le palestre. Nonostante noi avessimo appunto investito all'interno della struttura su impianti di aspirazione, Quindi tu piani. qua stai dicendo, magari iniziate a ragionare anche su quali locali possono avere le caratteristiche, fate dei sopralluoghi con dei Sì. tecnici, Soprattutto alla se luce hanno del. le caratteristiche e poi anche la questione dei tamponi, loro sarebbero disposti a fare i tamponi, poi bisogna capire un po' se con un medico, con un farmacista, con chi, però diciamo alcune, tipo la tua palestra, con una palestra nuova e con questi. Abbiamo appunto dovuto adempiere ai registri 2.0 del CONI, in vigore dal gennaio del 2020, Ah, diciamo quindi c'è dove. anche un documento che attesta. Sì, dove ci dovevi attenerti a delle regole di aperture. Credo che ad oggi avere, Iniziare a diciamo, ragionare a già su quali ragionare locali, magari come che test, esatto. abbiano le Poi, caratteristiche per poter portare avanti un'attività anche statica magari all'interno provare a fare dei del locale. test, mi stai dando, cioè, si potrebbe iniziare a fare dei test, soprattutto in queste attività che hanno questi impianti, dove tu puoi verificare anche dentro un registro, perché Certo, dici, ho ovvio. l'impianto, no, ho Il rapporto luce-aria, l'impianto, ma. perché abbiamo dovuto adempiere al rapporto igienico-sanitario richiesto dal 2.0 del E CONI, come sul dicevo. ristoro anche voi, giustamente, l'anno scorso avendo investito una cifra importante, non diciamo quanto, cifra importante, tu hai ricevuto 1.000 euro. 1.000 euro di 1.000 euro ristoro, di come ristoro. partita IVA. Quindi la soluzione che anche le imprese, prima ne parlavamo con altre imprese che hanno lo stesso problema, la soluzione di poter dare una percentuale di ristoro non sulla differenza di perdita di fatturato, perché una startup non può calcolarlo, ma magari sulle spese che ha avuto di investimento o sul costo del personale che ha messo, che ha dovuto utilizzare per iniziare l'attività, già lì potrebbe essere, mi confermi che Certo, potrebbe essere un. ovviamente Quindi sì. questo è un messaggio che se, scrivetemi sotto, scrivetemi altre attività di startup simili alla sua, se siete anche voi nella stessa condizione, così mandiamo una mail, una lettera al Ministro dell'Economia e anche a Draghi e gli ribadiamo questa cosa che noi volevamo mettere nei 32 miliardi, nella bozza. Dell'ultima bozza che abbiamo fatto con questi 32 miliardi che poi ha usato Draghi, era così la norma. Non so perché nel loro testo è scomparsa. Speriamo, facciamo pressione perché possa essere modificata in Senato, Abbiamo perché sennò loro non possono andare avanti, eh? Così non possono andare avanti. Abbiamo avuto una la discussione di situazione ore e creata. sono al limite.